Pace e bene, oggi la Chiesa ci fa ricordare Santa Elisabetta d'Ungheria. 1207 in Germania, a Marburgo, muore nel 1231, quindi una giovane vita. Elisabetta era figlia del re d'Ungheria, promessa sposa e sposa poi a Ludovico di Turingia, ne diventa la sposa e la madre dei figli di Ludovico, ma rimane vedova molto presto, andata sposa a 14 anni, a 20 anni è già vedova e il suo grande desiderio è quello di assistere i poveri, è quello di curare i malati, è quello di mettere in atto tutta la carità che sente dentro il suo cuore. E che fa? Abbandona tutto, la corona, abbandona il potere regale e si lascia condurre dall'amore e dalla carità di Cristo. Fonderà un ospedale nella sua casa, assisterà i suoi poveri, sarà anche contrastata di molto dalla sua famiglia, ma questo non le impedirà di consacrarsi al Signore in una delle forme nuove che in quel momento venivano a sorgere nella Chiesa. Il terzo ordine francescano, cioè coloro che, sull'esempio di Francesco d'Assisi, pur stando nella loro qualità di laici, no? O di Cristi fideles laici, vivono una vita di consacrazione particolare seguendo il carisma di San Francesco. Santa Elisabetta d'Ungheria, patrona dell'ordine francescano secolare, sposa, madre, vedova, piena di carità. Il Signore ci aiuti a vivere e a contemplare questo mistero della carità anche dentro la nostra vita. Il Signore a tutti dia la sua pace. Pace e bene.